Buongiorno, oggi è giovedì e volevo andare al mercato. Mi sono alzata e indovinate un po', c'è un tempo di merda. Esatto, ha piovuto, in questo momento non sta piovendo, ma c'è vento, è proprio brutto. Ero così contenta ieri perché pensavo è una vita che non vado al mercato, finalmente vado al mercato, niente. Per consolazione andiamo dai cinesi, sembra il minimo. Quindi io adesso mi attivo subito, do una sistemata veloce alla casa, a me stessa e poi andiamo dai cinesi. Ah, e dobbiamo anche andare alla Coop sicuramente, sia per noi che per la mamma di Marco. E gli dobbiamo prendere un po' di cose da bere, tipo succhi di frutta, cose che le invogliono a bere un po' di più. Magari l'acqua non le va, perché comunque no, è acqua. L'acqua la bevi perché hai sete, e magari invece il succo di frutta lo bevi anche se non hai sete perché è buono, quindi l'idea era quella, diciamo. E non so se questa mattina stessa o oggi pomeriggio andremo a portargli queste cose a sua mamma, perché non lo so. No, attento. Vieni qua, vieni qua. No, perché voi non sapete che io ho già fatto un casino di mattinata. E siccome tra i folletti che mi avevano chiesto c'era anche una coppia di sposini che io non avevo mai fatto, è stato un esperimento, quindi insomma. Quindi io appena sveglia stamattina dopo il caffè, che fai? Non ti metti a passare i pigmenti sopra gli sposini? No, non lo devi fare perché sei ancora rincoglionita dal sonno. Infatti ho rovesciato mezza boccetta di pigmenti qui sulla scrivania, che anche sulla mia gamba un po'. Poi ho fatto un macello e ci stava per passare sopra Olaf così, pigmenti per tutta casa. Ero Olaf e ti ritrovo viola. Comunque, niente, mi attivo così pulisco anche qui sopra prima che il danno peggiori. Amore, lui. Ma chi è che dice che i gatti non sono affettuosi? No, ditemelo. Come si fa a dire una cosa del genere? Ecco cosa sono riuscita a combinare di prima mattina. Un macello. Aiuto. Io ho una sfilza di folletti a seccare. Un raggio di sole, oh mio Dio, non ci posso credere. Comunque, sono data una sistemata intanto, però devo ancora rifare i letti. E, ho rimesso il labello e la cosa bella è che Olaf mi segue. Si può, diciamo, modulare da soft a un pochino più strong come colore, e ne ho messo poco e poi l'ho asciugato con la carta. Ecco qua, forse si vede un po' meglio, c'è una luce migliore. E vabbè, vado a fare i letti, mi vesto. Ok, sono pronta. Ho fatto giusto due cosine veloci in casa, quando torniamo poi finisco. Eccoci, siamo venuti al mercato anche se il tempo non è proprio bellissimo. Però insomma, dai, tutto sommato. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Siamo tornati. Alla fine, tra l'altro, è uscito il sole. Mentre eravamo al mercato, è iniziato a fare un caldo. Mamma mia. Comunque, al mercato abbiamo preso una felpa per Francesco, nera, semplice, semplice, con la cerniera, e una cintura elastica per Marco. Totale della spesa 9 euro. E poi siamo andati dai cinesi
e ho preso la candeggina profumata igienizzante rinfrescante. Grazie. Prego. Poi ho preso l'ammorbidente Tesori d'Oriente. Abbiamo preso questo shampoo, quello preferito di Francesco, lo usa anche Marco. E poi ho preso un bagno schiuma, pelliccia azzurra al muschio bianco. E infine ho preso dei glitter per i folletti, ovviamente. Ho preso questi qua azzurri e questi verdi. Cioè, questo 1,99 euro, questo 2,49 euro. Sembra che se ne siano fregato metà. Vabbè, comunque, basta. Questo abbiamo preso. Ora sono le 11 e 11 minuti. È un chiaro messaggio dell'universo questo. Allora, ho messo a cuocere il riso e come era mia intenzione di fare ieri, che però non ho più fatto, lo faccio doppio, così ho anche la cena, se lo scaldo. Ho lo sfondo di follettini, li ho messi qua al sicuro dai gatti. Abbiamo mangiato, Marco è andato a fare il suo pisolino e dopo quando si alza andiamo alla Coop a prendere un po' di cose per sua mamma, gliele portiamo. No, ma mi sono arrivati due pacchetti da Amazon, aspettavo il mouse per Francesco che è ancora impacchettato e le boccettine. Ho preso queste boccettine piccoline per i folletti, 20, 11 euro e qualcosa. Comunque. Sono scesa giù a prendere i pacchi, torno su, vado di là, a fare delle cose, torno di qua e vedo la porta aperta. Di nuovo, ma che problema ho con quella porta? Erano di nuovo scappate la Morgana, ovviamente, subito, e la Pepper, così hanno provato quasi tutti la fuga, tranne Olaf, che Olaf era lì sotto l'albero e lì è rimasto, cioè lui proprio secondo me non ci pensa neanche a provare a uscire, è troppo fifone. Quindi sono andata giù, ho trovato la Pepper, subito l'ho presa, l'ho riportata su, nel mentre è uscito anche Marco e lui ha trovato la Morgana che era andata verso l'alto invece, che c'è solo un piano per fortuna, quindi è arrivata lì. Due stavolta sono scappate addirittura. Io veramente devo fare pace con quella porta. Comunque, abbiamo recuperato i gatti. Adesso io ho preso questa scatolina qua, un po' di pluriball e in pacchetto i folletti da spedire. Preparo il pacchetto, poi preparo anche il pacchetto per la mamma di Marco, il regalino di Natale. Stavo anche pensando quasi quasi di regalarle la fascia lombare che mi avevano inviato, che magari a lei è più utile che a me. Lei sento spesso che dice che gli fa male la schiena, quindi la fascia lombare. Poi pensavo l'ognomo e pensavo di darle anche tre fogliettini di quelli col cuore, i primi che ho fatto, e il quadretto con nodri. Allora, siccome il formato del quadro era diverso, ho cercato un'immagine diversa rispetto a quella che avevo fatto qui per noi. E c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nell'occhio esterno. Ora vi faccio vedere prima l'immagine originale da cui ho preso ispirazione. Ma la smetti di metti le unghie. E poi vi faccio vedere il mio perché. Probabilmente in realtà il problema era alla fonte. Spero di non averlo peggiorato, però. Io giuro, l'ho cancellato, l'ho rifatto almeno 8 volte quell'occhio. Questo è il meglio, la versione migliore che sono riuscita a fare. Veramente con quell'occhio. No, vabbè, più lo guardo, più dico, ma che, sembra che gli stia uscendo dalle orbite. Ora vi faccio vedere. Allora, questa è l'originale. Io non ho fatto la collana perché non mi piaceva, non so, sembrava proprio fatta strana, quindi l'ho omessa. Ora vi faccio vedere il mio. Tenetevi forte, no? Quest'occhio, qualcosa che non va. Ditemi che non è così male,
e che la posso regalare lo stesso. Vabbè, ormai è andata, glielo dirò, cioè puoi anche tenerlo in un cassetto, come ricordo, cioè non appenderlo. Allora, passata un'ora non ho combinato niente, cioè ho preparato il pacchetto per la mamma di Marco e poi stavo impacchettando i foglietti. Li ho avvolti uno ad uno nella carta pluriboll. Tutti belli impacchettati, ora se ci stanno li infilo in quest'altra busta di pluriboll e li sistemo nella scatola. Ci metto anche un po' di carta di giornale per riempire bene gli spazi vuoti in modo che non si muovano, perché comunque pasta di mais si chiama anche porcellana fredda perché appunto diventa tipo porcellana, quindi si rompe, cioè tipo se cade per terra è molto probabile che si rompa. Fatto ciò, poi devo, prima di iniziare, devo colorare, io non riesco a dire questa parola, colorare quel pezzo di impasto che avevo lasciato senza colore, perché sapevo che poi mi sarebbe mancato qualche colore, qualcuno sarebbe finito prima di un altro, ma non sapevo quale, quindi il color pelle ovviamente, che è quello che serve sempre e comunque, e sicuramente il rosso l'ho finito e non mi ricordo, dopo controllo. Comunque faccio questi colori e poi praticamente sarà l'ora di andare a fare la spesa. Ho perso tutto il tempo a cercare di accedere al sito delle poste con quel cavolo di speed e non ce l'ho fatta, ovviamente, perché volevo prenotare la spedizione online, che il corriere possa prendere il pacco, eccetera, ma non ce l'ho fatta. Ok, ora faccio merenda. Stamattina, quando abbiamo fatto colazione al bar, ho preso una brioche da portare via, questa qua, con il seme di girasole, buonissima. Faccio merenda, poi mi vesto e andiamo. Non ci voglio uscire a quest'ora. Siamo tornati, sono le 7, tardissimo. E siamo rimasti un po' lì a casa della mamma di Marco, poi è arrivata la figlia di Marco, quindi ci siamo intrattenuti un po' e adesso appunto è tardi. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso al Coop per noi e poi... Allora, impazzita. Poi vado subito a fare la doccia. Allora, ho preso questi cioccolatini al caramello salato. Oh mio Dio, devono essere buonissimi. Poi ho preso i sake bon alle verdure, due, uno per me, uno per Marco. Avevo detto non li mangiavo più, ma ci ho pensato. Abbiamo preso questi gianduiotti fondenti classici al pistacchio. Poi questi qui al pistacchio. Ho preso lo shampoo antigiallo, ne ho preso uno per me, uno per Marco. Fanta, estate, bastoncini cotonati, Müller passion fruit ai frutti di bosco, Müller alla ciliegia e cavolfiore di pacchetti e basta. Non sono ancora andata a fare la doccia perché Francesco ha fame, giustamente, e ho la pizza da scaldargli, quindi sto aspettando che si scaldi il forno, gli scaldo la pizza e poi andrò a fare la doccia. Sono le 8:20, doccia fatta, vado a scaldare il riso e mangiamo. Allora, se ho fatto bene i conti, questo dovrebbe essere l'ultimo video del 2022, quindi vi auguro un bellissimo anno, vi auguro tanta serenità, tanta salute, che possiate realizzare tutti i vostri desideri. Ne approfitto anche per salutare Roberta, mi chiede sempre di essere salutata nei video, quindi ciao Roberta, un bacione, spero tu stia bene. Comunque, praticamente sono le 10, oggi non ho fatto neanche un folletto fino ad adesso, però vorrei farlo prima di andare a dormire. Mi sono messa a montare il video dopo cena e era lungo perché era il video dove ho verniciato questo bellissimo comodino. Guardate com'è bello. Quindi era lungo, ci ho messo un'ora e mezza a montarlo. E comunque niente, nel frattempo vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.